Grazie Presidente. La Gas Natural, un holding spagnola, ha presentato un progetto di rigassificatore onshore che ricadrebbe sul territorio di Trieste e approvato dal Ministero Ambiente del Governo italiano. Il tavolo tecnico rigassificatori di Trieste ha evidenziato notevoli lacune. A seguito dell'incontro informale avvenuto tra la Commissione europea, l'Italia e la Slovenia il 26 gennaio 2010, la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha diffuso la notizia di una presunta approvazione del progetto da parte della Comunità europea. Il verbale ufficiale invece della parte slovena dichiara che le controparti sono state invitate al raggiungimento. Tale condivisione sembra difficile da praticare per il contesto anomalo nel quale si inserirebbe il rigassificatore. Infatti gli enti preposti alla garanzia e alla sicurezza risultano aver mancato nell'adempimento delle proprie funzioni di tutela. Sono stati evidenziati notevoli ritardi nell'elaborazione dei piani di emergenza esterna e comunicazioni a organi e enti pubblici preposti alla gestione dell'emergenza, mancata informazione alla popolazione sui rischi di incidente rilevante e sulle norme comportamentali e mancata valutazione oggettiva di effetto domino causato da un possibile incidente negli impianti industriali ad alto rischio. Per questi motivi riteniamo che si stia tentando di inserire l'ennesimo impianto ad alto rischio con la consapevolezza che non ci sono assolutamente misure di tutela e di sicurezza.